fatto da Djačkov. Al servizio Jarosz. Con l'ausilio del nastro. Urnaut, Murato, Rauverding, ancora Urnaut, risposta fuori del muro, altro punto importante firmato da Urnaut, 3-3. Paolo Cozzi in battuta. La lunga ricezione e il punto di Kreus, però l'arbitro rileva l'invasione. Viene data l'invasione di Kreus. A Kreus. Vedete, Kreus parla con il secondo arbitro Castagna. Il punto è di Latina. Dunque 4-3 Latina, Djačkov in battuta, Rauverding la sua ricezione, Urnaut, 4-4. Subito la risposta di Tina Urnaut. Su 3 metri. È pronto Patak al servizio. La ricezione da parte di Repandis. Trova il punto Hardy de Sources. 5-4 Latina. Rientra Enrico Chester. Hardy de Sources, la sua flottante, combinazione veloce al centro, Kreus implacabile, 5-5. Ed ecco Tine Urnaut. La battuta di Urnaut. E il punto di Rivera Camano, anche lui abituato alle diagonali molto strette. Sì, poi in questa occasione si è trovato di fronte il muro solo di McKibben. E adesso sicuramente stringere in diagonale è stata la scelta migliore per lui. Daniele Sottile che va in battuta, prima si provvede a pulire il Taraflex. Rauverding, McKibben, Patak. E out